Domenica scorsa nella cripta della cattedrale si è tenuta la prima celebrazione eucaristica dopo vari anni in lingua tamil, la lingua di un gruppo etnico composto di circa 66 milioni di persone, originario dell'India e dello Sri Lanka. Erano presenti Monsignor Andrea Caniato, direttore diocesano dell'Ufficio Migrantes, che ha portato ai presenti il saluto e l'incoraggiamento dell'Arcivescovo Matteo e della diocesi bolognese, e Don Cristo Viraj, cappellano della comunità srilanchese a cui il gruppo fa capo. Viviamo in Bologna, oggi proprio abbiamo trovato una sacerdote, fare con nostra lingua una messa. Siamo molto felici e poi mi ha aiutato anche Don Andrea, più è nostro parroco Don Cristo, e poi ci sono anche i nostri amici che per fare questa messa sono aiutati moltissime. Non sono cattolici, pure anche induisti, sono molto contenta per fare questa messa oggi. La maggior parte dei Tamil nel mondo sono di religione induista, ma esistono significative minoranze cristiane e islamiche. Le vie della immigrazione hanno portato nel territorio bolognese una cinquantina di Tamil cattolici che hanno voluto organizzarsi per avere la presenza mensile di un sacerdote per poter pregare e celebrare l'Eucarestia nella loro lingua, così particolare e difficile. Quando noi invitiamo le persone importanti facciamo tutto questo, decorazione. Quando entrano le persone grandi ci facciamo accendere questa candela di olio. C'è il zafferano, perché questa è una cosa purissima, e poi c'è il riso, perché il riso è anche importante, allora noi usiamo questa usanza tamil e cultura di Tamil. Tra i Tamil bolognesi ci sono anche dei bambini e dei giovani nati in Italia, ai quali continuano ad insegnare anche la loro lingua natale e le loro tradizioni. Il gruppo dei Tamil cattolici fa capo alla comunità srilanchese, da tempo attiva nella nostra città, ma i problemi linguistici li ha spinti a richiedere la presenza di un sacerdote. Verrà dunque un prete studente da Roma che nella stessa domenica servirà la comunità Tamil di Reggio Emilia e nel pomeriggio quella bolognese. La sede è attualmente la cripta della cattedrale, dove il gruppo ha compiuto domenica scorsa la sua prima celebrazione. I Tamil cattolici hanno buoni rapporti di amicizia e anche di collaborazione con la maggioranza di religione induista. I popoli Tamil e Cingalesi nel passato, anche per motivi dipendenti dal passato coloniale, sono stati coinvolti in una guerra civile, ma oggi nell'isola vicina al subcontinente indiano queste etnie vivono in pace.